Signori, mi raccomando, da quest'anno bisogna fare la storia della nostra azienda. È molto importante puntare sui live action per far rivivere le grandi emozioni dei classici animati ad un livello superiore. Ottimo. Beh, direi che il primo classico da fare è sicuramente La Sirenetta. Mi piace. Bene, allora, ci sono molte attrici somiglianti alla versione animata. Capelli rossi, pelle chiara. Ad esempio lei. Perché? Cos'è? Solo le ragazze bianche sono piacenti? Le nere no? No, no, sono piacenti anche le ragazze di colore. Però essendoci un riferimento visivo, io terrei quella... La voglio nera! Ok, ok, va bene. Faremo la sirenetta di colore. Trans? Come trans? La sirenetta trans. Ciao, sono Ariel. La sirenetta trans. Ma signor mega direttore, perché la Gazzi? Sirenetta trans? Oh! Sveglia! Sveglia! Ma l'avete visto il cartone? Sì. Ah. Ariel è un pesce che vuole diventare donna. È un uomo che vuole diventare una donna, che cos'è? Una trans? Quindi un pesce che vuole diventare una donna, che cos'è? Trans. Esatto! Sono tutte trans! Siamo tutte trans! Allora, Ariel è una sirenetta di colore. Ah, che bello! Trans, che si innamora di un principe. Ma come ti permetti? Pervertito! Cosa ho detto di... Ariel si innamora di un essere umano? Umano! E quindi? È un reato! Ariel può avere un'amicizia con un principe cinese. Bella raga! Perché scusi cinese? Così, perché mi va. Vabbè. Ha un'amicizia con questo principe cinese, però poi scoprirà il suo vero amore. Che sarebbe? Un branzino. Ma come un branzino? Un bel branzino cisgender. Adoro i branzini cisgender. Geniale! Dai, e questa idea è a posto. Grazie! Altro? Ok, possiamo fare un bel film semplice su Biancaneve. Bello, 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 bellissimo, mi piace. Beh, Biancaneve, sette nani. No, 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 no. Sette nani? Eh sì, ci sono i sette nani. Questo è body shaming! Vabbè, ma non mi sembra così. Cambiamo. Faremo Biancaneve e i sette di media statura. In che senso di media statura? Ma sì, normali, 1,71, 1,72. Biancaneve cade in un sonno profondo. Giusto, giusto, così. E viene risvegliata dal bacio del principe. No, no, follia! Un bacio non consensuale! Vabbè, ma... è solo un bacio, poi lei lo ama e... Abuso, molestia, vergogna! Vabbè, ma quindi come la sveglia? Chiedendoglielo gentilmente. Amore mio, se vuoi puoi svegliarti. Solo se vuoi, però. Io non posso obbligarti ad aprire gli occhi senza il tuo consenso. Dai, ma che roba è? Così si perde tutto il romanticismo. Ma anche no. Ho già in mente la scena d'amore dopo il risveglio. Amore mio, ho deciso di svegliarmi seguendo il tuo consiglio non obbligatorio. Bentornata, tesoro. Ora, posso baciarti? Sì, sì. Chiedi pure al mio avvocato. Ok. Allora mi faccio mandare la liberatoria di consenso, così puoi firmarla e successivamente possiamo procedere all'accoppiamento. Ti amo. Bello, 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 bello. E anche questo film è delineato. Il prossimo? Cenerentola? Mi piace, bravo, mi piace. Oh, allora, Cenerentola è una serva. Una serva? Una donna serva? La trama del... Ah sì, certo! Perché le pulizie le deve fare la donna, giusto? Nel 2023! Follia! No, però... Cenerentolo è un uomo. Un uomo. Cenerentolo.
Cenerentolo è un uomo eterosessuale, perché sì, anche gli eterosessuali possono fare le pulizie, che però ama vestirsi da donna e indossare i tacchi a spillo. Ok. E si innamora di questo principe. Ma non era etero. Principe che poi risulterà essere una donna. Lesbica. Ma come? Egiziana. Perché egiziana? Perché è corretto. Vabbè. Come vuole. Top! Prossimo film? Re Leone. Straordinario! Il Re Leone è la storia di questo leone. No! Il Re Leone è un'anatra. Come un'anatra? Un'anatra guerriera e combattiva che protegge la sua specie! Qua 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 qua! Ma cosa fa? Qua 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 qua! Senta, andiamo oltre. Peter Pan? Ah, uno dei miei preferiti. Beh, dunque, Peter Pan è un... Un vegano. Peter Pan è un vegano che invita questa bambina, con il consenso scritto da parte dei genitori, a scoprire gli abomini dell'industria della carne, trasformando così la piccola e dolce Wendy in una fanatica attivista del Satan, costituendo così l'isola dove non c'è... Dove non c'è? La carne! Genio! Genio! Bellissimo! Genio! Dai ragazzi, sotto con un altro che sono carico. Cosa facciamo? Topolino? Iconico! Mi piace! Oh. Topolino è un gay curvi. Oh. Come un gay curvi? Topolino è un omosessuale, diversamente magro, discriminato dalla società tossica, ma che non ha smesso di credere e di lottare per i propri ideali ed è diventato lui. Lui chi? Topolone. Sei bellissimo, Topolone! Grazie, caro. Dai, ma per cortesia, ma che è sta cafonata? Cafonata? Chiudi quella fogna! Ma scusi, invece che modificare, censurare o riscrivere questi grandi classici, non si possono cercare nuove storie che ci rappresentino ora? Io amo questa azienda, fin da piccolo, e non posso pensare che non si possa fare meglio di così. Ci sono storie che ci rappresentano di più e altre di meno, ma non possiamo modificare il passato a nostro piacimento solo per renderlo più tollerabile o fingere che fosse diverso. E già che ci siamo, lei mi fa schifo. Altro da aggiungere? Sì. Se ne vada a fanculo! Lei e il suo politically correct di me! Thank you.